L'emozione l'ho accesa nel mio quartiere, la prima vera canzone l'ho scritta sul mio quartiere, la prima vera lezione l'ho presa dal mio quartiere, sto ancora sotto pressione se giro nel mio quartiere. Alessandro, tu sei responsabile del progetto React dell'associazione WeWork che opera qui a San Basilio per la povertà educativa. Quali sono le problematiche che riscontrate? Ah, sai, le problematiche sono veramente tante, ma comunque la più importante è proprio quella della povertà familiare ed economica di queste famiglie, spesso dovute chiaramente alla disoccupazione o anche a situazioni di genitori che magari hanno avuto problemi con il carcere o meno, e che poi portano chiaramente i loro figli a tutta quella che è la difficoltà di non avere risorse economiche per poter affrontare quella che è una normale vita scolastica, e spesso questo poi porta a ragazzi e ragazze che non vanno più a scuola. Questo murale è un po' rappresentativo di questo che murale fate, è esattamente rappresentativo, come dici tu, perché come vedi è proprio un murale che rappresenta il fatto di scavare, di togliere quello che di fatto è brutto e far vedere quello che in questo territorio sotto germoglia, che è positivo. Infatti questo territorio è un territorio in cui c'è molta vitalità e voglia di ripartire, e di ripartire soprattutto dal bene. Questi germogli in qualche modo richiamano il Vangelo di questa domenica, perché Gesù parla degli alberi che danno frutti buoni, sono buone radici, non può un albero cattivo dare frutti buoni, ed è quello che fate voi, andate a lavorare sulle radici dei problemi. Sì, è esattamente questo, riuscire a partire dal basso nel territorio, a trovare tutti quegli elementi positivi e di forza. Infatti se vedi laggiù c'è la sede del nostro progetto, ma adesso andiamo e ti faccio vedere. Questa è la sede del progetto React, sostenuto dall'impresa sociale con i bambini, dove abbiamo potuto, grazie ad un accordo con le istituzioni, recuperare il piano terra di questa scuola, che come vedi comunque è una scuola abbandonata per effetto degli accorpamenti. E questo ci ha permesso di fatto di poter attrezzare alcune stanze per poter svolgere quelle attività complementare a quanto si fa nella scuola al mattino, implementando chiaramente qua tutte quelle attività che sono funzionali ai ragazzi e alle ragazze nel pomeriggio, quindi dai compiti ad attività più ludiche e ricreative, che però in un territorio come questo, di spazi di aggregazione o spazi in qualche modo diciamo di vita per i bambini e le bambine, mancano. Questo è uno spazio invece che ha permesso di dare un luogo significativo per i ragazzi e le ragazze del quartiere di San Basilio. I steal away from them. I found the shelter from the rush of life. Ma che bei lavori che fate, ragazzi, complimenti. E questa cosa serve? Serve per migliorare l'ambiente. E qui dopo viene appeso in questa scuola? Sì. Hai già fatto alcuni di questi disegni? Sì, ne ho fatto uno che sta nell'atrio. Allora dopo me lo fai vedere? Sì. Bello. E cosa cerchi di trasmettere? Non lo so, felicità e tante emozioni. Grazie, grazie. Come ti chiami te? Davide. Davide, allora vedi, ho beccato proprio Davide che si chiama come me. Sebastian, tu sei un volontario? Sì, sono un volontario, ho iniziato in realtà da poco, sono 2 mesi che lavoro qui al centro, però già abbiamo avuto modo di fare molte attività, tra cui appunto i laboratori artistici. Una cosa che mi ha colpito è anche l'abbellimento degli ambienti, fatto proprio dai ragazzi. Questo è bello, che imparano a valorizzare, a costruire con la manualità, con i talenti. Ed è anche molto bello poi, non solo l'aspetto artistico visivo, ma anche poi ragionare su degli aspetti, ad esempio un cartellone come quello sulla carta dei diritti e dei doveri del centro, si cercano nuove parole che esprimono anche quelli che sono i valori e i desideri sia di coloro che lavorano, sia di coloro che usufruiscono del servizio. Tu, come volontario, cosa hai ricevuto? Ho ricevuto tanto. Fino ad ora mi ero sempre dedicato fondamentalmente agli studi. Avevo proprio voglia di mettere un pochino le mani in pasta, conoscere un po' di vita reale. Devo dire che il quartiere è fantastico. I ragazzi a volte sono vivaci, ma insomma è bello riuscire a intrattenere con loro un rapporto che piano piano diventa anche un rapporto di fiducia. On your marks, we start your engines. These big decisions aren't meant to slow you down. Senti Simona, tu sei un membro dell'impresa sociale con i bambini che si occupa proprio come associazione no profit di contrastare la povertà educativa minorile.
Puoi spiegarci di cosa si tratta e quali sono i numeri di questa problematica? La povertà educativa è quell'insieme di ostacoli che portano i bambini nel nostro paese a non poter sviluppare pienamente quelle che sono le loro capacità. È difficilmente misurabile, un numero ce l'abbiamo, ma è relativo alla povertà assoluta. Oggi in Italia circa 1.200.000 bambini vivono in condizioni di povertà assoluta. E noi ci occupiamo proprio di finanziare, di realizzare, dare vita a progetti come questo con l'obiettivo di poter provare a rimuovere gli ostacoli, quegli ostacoli che limitano la capacità dei bambini di poter realizzare i loro sogni. I nostri progetti, questi 271 progetti, hanno delle caratteristiche in comune. Uno è quello che vediamo qui in questo laboratorio, il coinvolgimento di questi bambini in attività in orario extrascolastico, quindi bambini che si impegnano, fanno delle belle esperienze di socialità, di relazioni anche al di fuori della scuola. E questo per un motivo molto preciso, perché secondo la visione di questo fondo, per contrastare la povertà educativa minorile, non bisogna considerare i bambini solo degli studenti, solo degli alunni che devono andare bene a scuola. Non basta. I bambini sono anche delle persone che hanno una propria dimensione sociale, affettiva, relazionale, va coltivata. I bambini che vivono in periferia hanno meno opportunità, ma sono assetati di desiderio, non sono mai sazi. Tutti questi progetti dovrebbero riuscire a svegliare le periferie, perché sono come sotto anestesia, non sanno del potenziale che c'è in loro. E dimmi che cosa vedi quando pensi al domani, quali domande, quante risposte, forse domani, ripeti forse, e vivo coi sogni appesi, vivo coi sogni appesi, girano le pareti, vivo coi sogni appesi.